Allora, gli ebrei avevano offeso Hashem perché in esilio non osservavano le mitzvot. Sono andati, non solo che non osservavano le mitzvot come si deve, ma sono andati alla festa del re, come abbiamo spiegato prima, e hanno mangiato terer e non hanno osservato Shabbat. Ahasuerosh ha fatto in modo che l'ultimo giorno della festa era Shabbat ed era anche Yom Kippur. Così lui ha detto, quando è già il settimo giorno che sono bei, tranquilli, rilassati, non andranno più via, saranno qui. E infatti è questo che è successo. Quindi hanno trasgredito tutti questi mitzvot, hanno fatto delle cose che non dovevano fare, e Hashem a quel punto ha detto, questi bei non li salvo più. Cosa ha fatto Esther che ha capovolto tutta la situazione? Perché lei quando è andata dal re ha detto Kasher avaliti avaliti, io sono disposta a rinunciare su tutto. Cosa intendeva lei quando ha usato queste due parole? Ha detto, e perché l'ha usato due volte? Come mi perderò, come andrò a finire, perché l'ha ripetuto? Perché lei ha detto, fino adesso sono riuscita a osservare tutte le mitzvot. E quindi vado ancora bene. Hashem non mi vuole punire, anzi sono sul livello giusto, sia in questo mondo che nel mondo a venire. Va bene. Quando lei, Mordechai, le ha detto devi andare tu dal re. Adesso dobbiamo, spesso io insegno a scuola e mi è capitato più di una volta che le ragazze mi dicono, ma Morà, come ha fatto Esther sposare un goy? Noi tutto il tempo diciamo, noi ebrei dobbiamo stare attenti a non sposare goyim, eccetera, eccetera, eccetera. Non dobbiamo, perché il nostro popolo andrà avanti solo se rimaniamo forti insieme e non c'è assimilazione. Come ha fatto Esther sposare un goy? E la risposta è, lei l'ha fatto contro la sua volontà, è stata obbligata. Non è una cosa che ha voluto fare. Non è. E quindi non doveva mai essere punita per questo fatto che ha sposato Mordechai, perché era contro la sua volontà. Però lei ha detto a Mordechai, se io vado da Ahasuerosh, sarà la prima volta che vado io dalla mia volontà. E cosa vorrebbe dire? Che io voglio andare da lui, voglio stare con lui, e questo mi rovina tutto. Mi rovina tutto in questo mondo, perché vuol dire che io devo stare con un goy per la mia volontà, e a quel punto mi rovina anche il mondo a venire. Mi rovina tutto. Kasher, avvaditi in questo mondo, avvaditi anche nel mondo a venire. Dici, io sono proprio rovinata. Ho detto, io lo faccio. Io lo faccio perché a questo punto non importa nella mia vita in questo mondo, nella mia futura vita nel mondo a venire. Quello che succederà, succederà. E questo era il suo grande misericordia. Perché lei veramente, sì, aveva un po' paura che Ahasuerosh l'avrebbe uccisa se non stendeva lo scettro, però aveva più paura che non la uccideva, perché se non la uccideva vuol dire che andava lei dalla sua volontà da lui, ed era peggio, se moriva, moriva, diceva, meglio ancora, e se no vuol dire che devo stare con lei dalla mia volontà, e a quel punto non sono più stata forzata a essere qua nel palazzo, ma sono io che voglio essere qui. E lei ha detto, vabbè, fa niente. All'inizio non volevo, ma dopo ha detto sì, digiunate per me, ha detto Mordechai, tutti voi digiunate per me, e quello che succederà, succederà. E per questo la Michilà viene chiamata Michilà Esther, perché lei ha salvato la situazione molto di più di Mordechai e di tutti i ebrei insieme. Era il suo Messirut Nefesh, che lei era disposto a rinunciare su tutto, su questo mondo, sul mondo a venire, per salvare il suo popolo. E questo è veramente una lezione per noi, perché noi siamo spesso molto limitati nelle limitazioni che noi ci mettiamo. Io posso fare così, ma non posso fare così, io fino a qui ci arrivo, poi oltre questo non arrivo. E essere disposta a andare oltre tutto, rinunciare tutto per fare la volontà di Hashem. E questo è un grande insegnamento.